Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. C'è sempre il Green Pass al centro del dibattito alla ripresa dei lavori del Consiglio. Dopo la pausa estiva il Presidente della Regione, Gianni, guida il fronte dei favorevoli all'ampliamento della sfera di influenza del certificato verde. Scettica l'opposizione. Allo stato attuale però devo prendere atto e devo ringraziare il presidente Draghi per la serietà e la coerenza con cui eh, sta analizzando una per una tutte le varie fattispecie e rendendo il Green Pass eh, sempre più esteso e quindi un vero stimolo al vaccinarsi delle persone. Io dico eh, comunque che fra provvedimenti nazionali e quelli regionali eh, tutti coloro che non l'hanno fatto eh, vadino a vaccinarsi. Oggi è semplicissimo, tutti gli hub sono liberi, non c'è bisogno di prenotazioni. Vadino a vaccinarsi e lo facciano per i loro bambini dai 12 ai 16 anni, anche perché magari ora che abbiamo abbassato il livello pandemico e siamo in una situazione sempre più normale, magari non ci se ne rende conto. Ma ricordatevi l'anno scorso quando fu proprio l'inizio di ottobre a segnare una crescita esponenziale che ci portava eh, nei primi mesi di novembre ad avere eh, 60-70 morti il giorno. 10.700 contagi in una settimana in Toscana. Ecco, pensateci ora, perché il vaccino ora, a metà settembre, è quello che previene quello che eh, può accadere nel momento in cui il virus ha dimostrato di avere la massima capacità di espansione. Io condivido l'accelerazione del Presidente, l'accelerazione anche del Governo, mi pare. Il Presidente si muova sulla linea del Governo. Eh, il Green Pass è una misura di libertà per tutti per permettere di fronte a un'ipotesi che però non è peregrina di aumento dei contagi con la riapertura delle scuole, con il clima che, per me, che ci imporrà di stare chiusi nelle stanze, nei ristoranti, nei luoghi di incontro ci può essere, noi speriamo di no, ma è evidente che va tenuto conto un aumento dei contagi e allora la vaccinazione è l'unico strumento per garantire un inverno senza nuove chiusure che non Nessuna categoria economica si può permettere e neanche da un punto di vista sociale e civile noi sappiamo che cosa ha voluto dire per la scuola, per i ragazzi, quindi il Green Pass è uno strumento di libertà, non di costruzione della libertà. Siamo a favore del Green Pass, siamo a favore del fatto che tutti i dipendenti pubblici e nei luoghi di lavoro debba essere esteso quanto prima, siamo anche disponibili all'obbligatorietà qualora entro settembre noi non risolviamo questa questione, ormai siamo su un livello soglia. Per cui chi voleva si è vaccinato, chi poteva si è vaccinato, rimane il problema di chi non può, e quindi l'obbligo oggi è un atto dovuto nei confronti di coloro che non possono, vediamo. Come queste nuove misure, per esempio sui luoghi del lavoro, sui dipendenti pubblici, su tutta una serie di misure, possono aumentare il livello dei vaccinati, noi dobbiamo arrivare a un livello soglia perché è evidente che ciascuno di noi ha diritto e dovere di dover togliersi questa mascherina, i ragazzi hanno diritto e dovere di dover andare a scuola, di fare attività culturale e sociale, le imprese hanno diritto e dovere di dover lavorare. Basterebbe essere chiari su quelli che sono gli obiettivi di questo provvedimento. Se il provvedimento è quello di contenere i contagi, assolutamente no. Perché il Green Pass, possedere un Green Pass non significa essere fuori dalla possibilità di contagiare persone da Covid-19, perché una persona che ha completato il ciclo vaccinale, faccio un esempio, tre mesi fa, oggi è in possesso di un Green Pass e in questi tre mesi potrebbe aver contratto beatamente la malattia, aver infettato altre persone. Se l'obiettivo è quello di costringere le persone esasperandole con i costi dei tamponi, il business dei tamponi, perché a fronte di qualche struttura convenzionata ce ne sono decine che oggi vendono i tamponi anche a 40 e 50 euro, se l'obiettivo è quello di esasperare le persone e di fatto spingerle a un obbligo vaccinale che non si ha il coraggio di voler istituire per legge, allora il Green Pass è sicuramente lo strumento migliore. Personalmente io sono a favore perché eh, l'unico oh, sistema che abbiamo oggi per difenderci in, dalla pandemia e dal virus è il vaccino. E stare tutti insieme senza Green Pass espone tutti al rischio di, di varianti e eh, a una recrudescenza della pandemia. Credo che noi per primi dobbiamo dare segni di responsabilità verso, verso l'esterno e eh. sono contento che. Tutti i colleghi oggi presenti in Consiglio regionale abbiano partecipato utilizzando il Green Pass. In quel regolamento siamo andati un po' oltre, diciamo che tutte le riunioni che vengono effettuate all'interno del Consiglio regionale, chi parteciperà dovrà essere munito di Green Pass. Credo che sia una delle posizioni più avanzate in questo momento. Ringrazio tutti i gruppi politici per aver supportato questa proposta e credo che ognuno di noi deve fare la sua parte. Il tempo di di ridare alle persone la libertà e quella libertà passa attraverso la vaccinazione. Si è insediata la commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario per contrastare la pandemia e in particolare della campagna vaccinale. Presidente Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, vicepresidenti Federica Fratoni del PD e Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Ma per molti la commissione è arrivata fuori tempo massimo. Sicuramente non, ci, non circoscriveremo la nostra attività su quello che è diciamo, la campagna vaccinale, ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia. Sarà quindi possibile attraverso il lavoro di questa Commissione ricostruire i passaggi eh, più critici o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana che ci hanno interessato negli ultimi due anni. Questo in due direzioni da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati passaggi di ordine amministrativo e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro anche attraverso una una ricostruzione, eh, diciamo, in attività costruttiva di questa commissione si possano impedire il verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto. Io credo che eh, sia per i tempi che per le modalità, questa commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza commissione sanità sta conducendo da tempo. Noi siamo mesi. Che audiamo l'assessore tutte le settimane che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato. Ovviamente non abbiamo niente da nascondere, siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi. Io credo che numero, i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana e quindi gli argomenti ci sono tutti. La nostra disponibilità chiaramente quella un confronto pur che sia serio nel merito e delinei eh, secondo me oltre ai dubbi anche gli ottimi risultati che la regione ha conseguito questa commissione ha un compito molto importante non solo quello di far luce su quello che è accaduto durante la gestione della pandemia tutti siamo al corrente eh, che alcune categorie hanno avuto un accesso privilegiato ai vaccini eh, ma anche quello eh, che è stata tutta la gestione dei dispositivi eh, di sicurezza, delle risorse su come e dove sono state stanziate e non ultimo anche eh, il famoso piano pandemico che a tutt'oggi a noi, dietro richiesta di accesso agli atti e interrogazioni, non risulta eh, pervenuto. Quindi avrà un, con, un grande compito questa, uh, questa Commissione, non solo riguardo ai vaccini, ma un po' a tutto il mondo della sanità, perché è notizia di oggi che alcuni medici del pronto soccorso si sono dimessi per le condizioni di lavoro mh, massacranti. Ecco, io credo che eh, la, la Commissione debba svolgere un ruolo investigativo mh, piuttosto pesante perché ci sono tante criticità. Io non partecipo, Italia Viva non partecipa, abbiamo scelto di stare fuori dalla commissione d'inchiesta perché non è il momento e non è opportuno, è fuori luogo, è fuori tempo tutto, fuori tempo massimo. Le cose si fanno quando servono, noi abbiamo portato i primi a fare le critiche quando la vaccinazione non funzionava. Devo dire però onestamente che ogni richiesta, ogni proposta, ogni modifica che io ho avanzato è stata accolta, devo dire la verità. Lo abbiamo fatto negli hub, nel cambiare il modo, nel cambiare e definire le priorità, nelle fasce, eh, nella scuola, in tante questioni che noi abbiamo posto siamo stati ascoltati, quindi era quello il momento in cui avanzare le critiche, siamo costruttivi, noi siamo a favore del nostro Presidente Gianni, siamo a favore di tutti coloro che poi da mesi, direi da anni, stanno dentro gli hub di vaccinazione. E oggi pensare che quelle persone debbano essere indagate dalla politica che sta seduta nelle sedie secondo me è assurdo, noi siamo a favore dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari che poi tutti i giorni... A fare i vaccini ci vanno, a curare le persone ci vanno e oggi sentirsi indagati dalla politica credo che sia scorretto, è il motivo per il quale Italia viva non partecipa alla commissione d'inchiesta in ambito regionale, perché poi le cose alla fine si sono fatte, sono state fatte bene e poi alla fine oggi i vaccini ci sono, è il motivo per cui la nostra è una scelta politica. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, resa necessaria per un problema di legittimità emerso nel testo precedente. Il nuovo testo emendato, dopo un lungo dibattito, ha finalmente permesso di trovare una quadra che accontenta tutte le forze politiche e che sbloccherà i bandi e le assegnazioni correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla eh, app meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei comuni e questo andrebbe soprattutto eh, ad essere dannoso nei confronti dei cittadini, tutti i cittadini che in Toscana eh, hanno il diritto e i requisiti per poter eh, chiedere una casa popolare. Per il resto eh, ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio eh, che la Toscana ha, sono circa 50.000 alloggi, eh, già nella passata legislatura eh, il, al sistema erano stati eh, dati e investiti eh, oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento eh, e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione delle, eh, degli alloggi esistenti. È una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che abbiamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione, si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale, noi abbiamo presentato il nostro emendamento che poi di fatto è stato accolto. Perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nel nostra nella nostra regione, secondo me è positivo. Quindi è corretto che possano andare avanti in gradatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di in iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica, che non è più la concetto di casa popolare. Come l'ha visto una volta, ma inizia a essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto, di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione. Il nostro principio è quello che ancora non riconosciamo l'urgenza, la richiesta di urgenza nella modifica della legge sulle case popolari, però oggi siamo voluti andare avanti, quindi abbiamo detto che. Andiamo incontro alla maggioranza sempre per uno spirito collaborativo nel rispetto di tutti i comuni e di tutti i cittadini che stanno attendendo i bandi e quindi una casa popolare. Accettiamo la rivisitazione della legge, però noi chiediamo che, oltre alla legge così com'è, sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza: è quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero. Perché un cittadino italiano e un cittadino toscano è immediatamente verificabile. Se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione, mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero, quindi, per il principio di equità. Così come lo dimostrano i cittadini italiani, ci sembra giusto che anche i cittadini stranieri, per poter avere una casa popolare in Toscana, dimostrino prima che non hanno dei possedimenti nel Paese di loro provenienza. Quindi, questi, quindi questo è il principio cardine su cui oggi noi ci stiamo battendo. Ad oggi possiamo dire che Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che è riuscita dalla giunta regionale, introducendo come criterio premiale il, eh, la storicità della residenza e quindi la legge che è uscita dalla Commissione prevede un punto eh, per tre anni di residenza anziché zero due punti eh, anziché zero per cinque anni di residenza eh, tre punti eh, anziché due per dieci anni di residenza a salire 15 anni eccetera eccetera quindi abbiamo eh, voluto e in commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in commissione e per questo motivo eh, in questo modo ci siamo approcciati ai lavori della commissione. Cercheremo di migliorarla ulteriormente nei lavori di Aula, in particolar modo eh, riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catastri degli stati esteri. Innanzitutto siamo molto dispiaciuti che per una serie di ostruzionismi fatte dalla maggioranza e soprattutto dalla Lega si arrivi così tardi alla eh, promulgazione di questa legge che i comuni stanno aspettando per fare i bandi e dare finalmente casa a tantissime persone che l'aspettano. Queste persone non meritavano questo ritardo. Siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di, di quei cinque anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge lombarda e che noi abbiamo sbagliando e ripetuto, quindi bene che venga cancellato. Siamo meno d'accordo invece con le premialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana, come è stato inserito dall'emendamento. Però non è così penalizzante come potrebbe sembrare, quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto, ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose, soprattutto perché è incredibile il fatto che in Toscana ci siano così tanti immobili sfitti, anche case popolari sfitte senza abitanti e ancora così tante famiglie che non ce l'hanno.